Ciao a tutti e benvenuti. Tom Hiddleston entra nel progetto di Guillermo del Toro Crimson Peak. Ne parliamo dopo il video. Di Zagor, qualcosa di Sergio. E lo si dimostra dal fatto che Sergio era estremamente diverso nel carattere e nell'indole da suo padre Giovanni Luigi. E c'è una controprova straordinaria e anche divertente da scoprire è nel leggere i text scritti da Guido Noritta. Perché il text di Sergio Bonelli ha la pietas di Zagor. Mentre suo padre aveva scritto delle gran belle storie di Tex, ma ad esempio non era riuscito a fare altrettanto con Zagor, Nolita era riuscito a scrivere le più belle storie di Zagor. E non è solamente un'idea mia, è proprio una cosa confermata da tutti i lettori. Ha scritto le più belle storie di Mr. No, e anche questo è un suo personaggio, è riuscito a scrivere le più belle storie di Chico, le gag di Chico, ed è riuscito anche a scrivere una delle più belle storie di Tex. Nel referendum di Tex, El Muerto, era la storia preferita dai lettori. Quindi uno che riesce a scrivere le più belle storie di tutti i fumetti in cui si è cimentato non può essere uno che è adatto a scrivere solo Paperino. Tom Hiddleston rimpiazza Benedict Cumberbatch nel film gotico thriller Crimson Peak. Ebbene sì, attualmente fanno parte del progetto di Guillermo del Toro Jessica Chastain, Mia Wasikowska e Charlie Hunnam. Crimson Peak, un film tra classico e moderno, racconta la storia di una donna che scopre che il suo nuovo marito non è esattamente chi dice di essere. Le riprese prenderanno il via a gennaio 2014 e Legendary e Universal cofinanzieranno la pellicola. E per oggi è tutto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, perché così restate sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!